di quest'oggi, che mi auguro sia simile al voto degli altri passaggi parlamentari alla Camera e al Senato, cioè anche di grande condivisione di questo dispositivo di legge, segni anche una nuova cultura, appunto, di investimento rispetto alla sicurezza nazionale. È un traguardo importante, è un traguardo importante, e desidero, non lo farò poi come relatore, approfittare di questi 30 secondi di ringraziare tutti i commissari, tutti i parlamentari, il Presidente della Commissione e il personale del Ministero della Difesa, che ci ha supportato in questo percorso e che ci ha consentito veramente di compiere un lavoro importante e di arrivare ad una legge molto condivisa e che sarà molto utile nei prossimi anni. Annuncio il voto favorevole e grazie. Grazie a lei. È iscritta a parlare l'onorevole Duranti. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Io comincio questa mia dichiarazione di voto intanto spiegando il nostro voto a favore delle questioni pregiudiziali presentate dai colleghi della Lega. Era l'ultimo tentativo per provare a fermarci ancora un attimo qui in questa Camera e provare a modificare alcuni aspetti della legge quadro che, come proverò sinteticamente a dire dopo, non ci vedono assolutamente d'accordo. È peraltro vero che ci sarà un ulteriore passaggio al Senato, e lo dico con il rispetto dovuto al Governo e appunto al sottosegretario e alla ministra che sono qui presenti stamattina, cioè noi continuiamo ad avere qualche, seppur flebile, speranza nel Parlamento, non certo nel Governo, perché penso che il Governo abbia in qualche modo già deciso in riferimento a questa legge che, come ho già avuto modo di dire nella discussione generale, ma anche nella dichiarazione di voto in prima lettura qui alla Camera, non ci soddisfa. Non ci soddisfa assolutamente. Intanto voglio ricordare che il gruppo di Sinistra Italiana già a maggio 2013 ha depositato una proposta di legge per una legge quadro sulle missioni internazionali, a mia prima firma, ma sottoscritta anche da altri colleghi e colleghe del gruppo, perché appunto ritenevamo necessario inserire nel nostro ordinamento giuridico una disciplina che potesse in qualche maniera appunto regolamentare il tema delicato delle missioni internazionali, quindi una disciplina però che avesse rango primario, cioè che venisse da un provvedimento di legge. Lo abbiamo fatto perché credevamo che fosse arrivato il tempo in questo nostro Paese che appunto si regolamentasse in maniera differente, si restituissero al Parlamento prerogative su un tema delicato come appunto quello della partecipazione alle missioni e alle operazioni internazionali. Quindi lo dico sì per rivendicare un ruolo che abbiamo avuto e per rivendicare una sorta di primogenitura da questo punto di vista. Noi abbiamo creduto nella possibilità che il Parlamento finalmente sanasse un vulnus, quello della decretazione d'urgenza sul rifinanziamento delle missioni. Per noi era un vulnus che si operava rispetto alle prerogative del Parlamento, e abbiamo lavorato nelle commissioni in aula anche in questi giorni perché il testo fosse un po' più vicino alle nostre aspettative. Dirò subito che, a mio giudizio, come ho già detto nella discussione generale, il Senato non ha affatto migliorato, come invece sostiene qualche collega, la norma, ma se è vero, in riferimento per esempio all'articolo 2 sul procedimento, che è previsto un ulteriore passaggio all'interno delle commissioni parlamentari, non è previsto assolutamente nessun vincolo al parere delle commissioni parlamentari, anzi è previsto che le commissioni parlamentari si esprimano entro 10 giorni. 10 giorni sono, in questo senso avevamo anche degli emendamenti, un tempo veramente insufficiente. Per cui, questa norma
si configura secondo noi come una sorta di silenzio assenso. Sarebbe stato necessario modificare e quindi il comma dell'articolo 2, il comma 3 dell'articolo 2 e specificare appunto che il parere delle commissioni parlamentari è invece vincolante. Noi abbiamo espresso forti criticità anche rispetto all'elencazione delle operazioni e delle missioni internazionali contenute appunto nell'articolo 1 nell'ambito di applicazione e dei principi generali, l'elencazione delle operazioni e delle missioni alle quali l'Italia può partecipare. Andavano elencate con maggiore dettaglio, con maggiore esattezza le operazioni e le missioni per evitare appunto quello che è accaduto negli anni in questo Paese. L'Italia si è trovata impegnata in missioni internazionali a prevalente uso, a forte dimensione militare e a forte uso della forza. L'elencazione delle operazioni non è dettagliata e anche i riferimenti giuridici per l'operatività delle nostre missioni sono generici. Non avevamo chiesto proprio per consentire in qualche maniera al Parlamento alle Camere di poter incidere maggiormente sulle decisioni un comitato di controllo, però anche questo ci è stato impedito. Vedete, io so che è importante che nell'articolato di legge sia prevista l'autorizzazione delle Camere alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri. Tuttavia credo che non sia affatto sufficiente che l'autorizzazione delle Camere avvenga attraverso un semplice atto di indirizzo. Meglio sarebbe stato appunto attraverso deliberazioni. Invece in questa maniera la deliberazione originaria, per così dire, rimane in capo al Governo, sentito il Presidente della Repubblica ed eventualmente il Consiglio Supremo della Difesa, e dal mio punto di vista questo non mette assolutamente in equilibrio le prerogative del Governo con quelle del Parlamento, che ripeto può anche negare l'autorizzazione ma con semplici atti di indirizzo, quindi non in maniera vincolante come se utilizzasse appunto delle vere e proprie deliberazioni. E quindi anche da questo punto di vista noi auspicavamo, continuiamo ad auspicare, che ci possa essere una normativa più stringente, una procedura più stringente. Il Senato, dicevo, ci ha messo del suo, inserendo per esempio l'articolo 20, c'era stato detto continuamente, anche a più riprese, anche dalla maggioranza, che non si poteva toccare la legge 124 del 2007, quella istitutiva del COPASIR, e invece si è inserito un articolo che oltretutto è estraneo per materia a mio giudizio, in qualche maniera per soddisfare le esigenze di una parte delle opposizioni. Per cui rimane assolutamente tutto il profilo di non sufficienza di questo provvedimento. Il rammarico forte che resta è quello che avremmo potuto fare diversamente. Avremmo potuto fare diversamente perché c'erano i tempi necessari. Appunto, da inizio legislatura abbiamo cominciato a discutere nelle commissioni della necessità di un atto di questo tipo. C'erano tutti i tempi necessari per arrivare a un disegno di legge buono. Io lo voglio ricordare alla ministra Pinotti, la ministra aveva presentato in qualità di senatrice una proposta di legge sulle missioni internazionali, che prevedeva però appunto che le missioni internazionali, la decisione sulla partecipazione alle missioni internazionali avvenisse appunto per legge. Invece in questo caso continua ad avvenire sulla base di deliberazioni del governo. Insomma, è facile dire che
questo è un punto più avanzato rispetto a quello dove eravamo. Sicuramente non siamo stupidi al punto di non capirlo. È prevista anche all'articolo 3 una sessione parlamentare sulla politica di difesa del nostro Paese e sull'andamento delle missioni internazionali. Però lo dico così, insomma, non era difficile fare meglio rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad oggi, la decretazione d'urgenza, i decreti omnibus, decisioni prese appunto senza tener conto delle prerogative, del pieno dispiegamento delle prerogative parlamentari. Io continuo ad avere una flebile speranza che ripongo ovviamente nel Senato. Al Senato ritornerà questo provvedimento così come modificato. Chiedo a tutti, soprattutto ai senatori, a cui faccio un appello qui da questa Camera, di fare un surplus di riflessioni. I tempi ci sono, la legge andrà in vigore il 31 dicembre di quest'anno, per cui abbiamo tutti i tempi necessari anche per fare modifiche importanti al Senato e per ritornare qui alla Camera. Credo che dobbiamo risolvere alcune questioni che non rispondono allo spirito anche della discussione che abbiamo fatto, io lo dico per quello che mi riguarda, alla legge di cui sono prima firmataria. Evidentemente in questa fase non esprimeremo un voto contrario, ci asterremo con la speranza e la prospettiva che si possa ancora intervenire, altrimenti credo che questo Parlamento, questa Camera in particolare, avranno molto da fare durante la sessione parlamentare sulle missioni internazionali, avrà molto da fare per implementare la prassi, chiudo Presidente, relativa appunto alla nuova normativa. Di 30 secondi. E con Grazie. Questo auspicio appunto annuncio il voto Grazie. Di astensione di Sinistra Grazie Italiana. Molte. È iscritto a parlare l'onorevole Elio Vitor. Sì, signor Presidente, la ringrazio e ringrazio i colleghi che mi hanno preceduto. Si tratta di una legge importante, una probabilmente delle più importanti di questa legislatura, attesa, evocata ed invocata da anni, in occasione di ogni dibattito sui decreti di legge di proroga e di finanziamento delle missioni internazionali c'era il rito di dire ci vorrebbe una legge quadro. Ora finalmente ce l'abbiamo, io personalmente mi sono molto impegnato già durante la presidenza della Commissione Difesa, l'abbiamo voluto, credo che sia un buon testo, che sia un testo moderno che concilia le esigenze di governo dell'esecutivo al quale tocca la decisione iniziale e credo che rispetti le competenze